Siamo qui con Carlo Cremona, giusto? Presidente di ICAN. Carlo, allora, come sta rispondendo questa città? Straordinariamente bene, non avevamo alcun dubbio che Napoli rispondesse così, e lo dico orgogliosamente anche da portavoce nazionale di questa manifestazione. Saliremo sul palco di Napoli con un cuore molto forte, denso e carico di emozione. Basta vedere, questo è il popolo LGBT, è il popolo dei Pride che è venuto a Napoli, è una cosa straordinaria. Come diciamo in questo momento a Calderoli e a Bossi, Magnatoli, Moon. Senti, ma c'è tanta gente comune secondo te in mezzo? Assolutamente sì, questa è gente comune, è la gente del Pride, il Pride di tutti. Nessuno può dire che è propria la manifestazione. E che possiamo dire? Viva che sia così, meno male. Le ultime due domande. Tra un po' il corteo terminerà a Piazza Plebiscito, dove ci sarà un grande concerto con tanti artisti. C'è ancora il sindaco Iervolino, che con voi ha combattuto tante battaglie. Tra un po' il suo mandato scadrà. Cosa vi aspettate per l'anno prossimo? Che ci aspettiamo? Ci aspettiamo maggiori azioni concrete sia per quest'anno dal sindaco Iervolino, che ha reso possibile questa grande manifestazione, rendendo possibile che i servizi del Comune di Napoli ci accompagnassero a Piazza del Plebiscito, e lavoreremo affinché chiunque governi la nostra città, come la regione e la provincia, non perda di vista la questione dei diritti, perché la questione dei diritti è di tutti. Un diritto perso da qualcuno è un diritto perso da tutti, è un diritto conquistato da qualcuno è un diritto conquistato per tutti, e noi continueremo su questa linea.